Ehi là, salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come vedete dal titolo oggi, What I Tina Day. Sì, sono andata dal parrucchiere, sì, potrei aver fatto una cavolata. Noi ragazze siamo un po' così ogni tanto, diciamo basta, adesso sono una persona nuova, cambio, la prima cosa che vado a toccare i capelli. Io era da tantissimi anni che ormai non cambiavo colore di capelli, non facevo nulla. E quindi ho deciso di andare a schiarirli. Il colore mi piace tantissimo, poi siamo andate al taglio e la parrucchiera mi fa: ti faccio un nuovo taglio che va super di moda, che secondo me ti sta benissimo, ovvero quello con i ciuffetti corti. Io ovviamente, presa dal cambiamento, sì, fai, fai, mi fido, e infatti non dico che è venuto male, quando mi ha fatto la piega lei è venuto da Dio. Oggi è la prima volta che li ho lavati. E ovviamente non sono stata in grado, quindi questo è il risultato. Però devo dire, il colore mi piace, ditemi se vi piace anche a voi. Comunque, a parte queste cose, ero indecisa se pubblicare o no questo What I Tina Day, perché già lo sapete, se avete guardato qualche mio What I Tina Day passato, diciamo che l'estetica dei piatti non è proprio il mio forte. Io punto più sul funzionale, sul buono, sul sano. Non sto tanto a curare l'estetica, un po' perché sono dei What I Tina Day super realistici, cerco di riprendere quello che sto cucinando e poi 2 giorni dopo, in questo caso, vi faccio un voice over dove vi spiego cosa ho cucinato e cosa ho mangiato quel giorno lì. Ricette come al solito semplicissime e velocissime. Adesso la smetto di parlare e di giustificarmi perché tanto sono brutti e cosa ci possiamo fare. E iniziamo subito col video. Per la colazione mi sono fatta il porridge. Io ho provato in passato a farlo 2 o 3 volte. E l'ho sempre schifato perché non riuscivo mai a farlo venire buono. E devo dire che ho trovato 2 alternative super buone. Ora vi mostro la prima in un altro What I Tina Day, magari vi mostrerò anche la seconda. Questo qua in realtà è la più semplice delle due. Prendete i fiocchi d'avena, li mettete in un pentolino, in questo caso ho preso 40 grammi. Li ricoprite con il latte o con l'acqua, come preferite. Io preferisco con il latte di mandorla perché già i fiocchi d'avena in sé non hanno sapore. E almeno il latte di mandorla è un po' dolcino e quindi ci sta bene. Li ricoprite, fate andare a fuoco medio e continuate a rimescolare. Aggiungo anche un po' di dolcificante, proprio poco poco poco, giusto mezza bustina, ma neanche un terzo di bustina. E continuo a rimescolare fino a quando non ottengo la consistenza che mi piace. C'è chi piace un po' più liquido, a me piace bello colloso, che i fiocchi d'avena siano belli belli morbidi. In questo caso ho usato i fiocchi d'avena baby. Quindi sono quelli piccolini che mi piacciono un po' di più e vengono pronti prima. Porridge pronto, lo sposto in una ciotolina e l'abbinamento che ho fatto stamattina, super estivo, ci ho messo un po' di frutta, in questo caso i mirtilli e un cucchiaino di marmellata. Mischiate tutto, lo mangiate e vi assicuro che è veramente, veramente delizioso. Io in questo caso avevo in casa solo i mirtilli, quindi ho utilizzato quelli, però qualche giorno fa, vi lascio qua la foto, l'avevo fatto con l'uva, le ciliegie e i mirtilli e sempre il classico cucchiaino di marmellata, così almeno gli dà un po' di sapore e vi assicuro che sembrava di mangiare una crostata di frutta, tra virgolette, io lo chiamo così. Ed era veramente veramente buono. E soprattutto il requisito fondamentale per me che le colazioni devono avere è che vi sazia. Puntino di metà mattina non l'ho fatto a casa, ma l'ho portato via per quello che lo vedete nella scatolina. Mi sono semplicemente tagliata una prugna e ho preso un kefir. Al supermercato vendono sia le bottiglioni grosse, però io spesso mi ritrovo a fare spuntini merenda fuori casa e quindi prendo i brick, diciamo, un po' più piccolini. E in questo caso ho preso questo qua, il mirtillo. Comunque, kefir e prugna. Puntino semplice, semplice. Passiamo ora al pranzo e vi mostro la mia ricettina delle carote in friggitrice ad aria e mi vengono buonissime, quindi provate assolutamente se avete la friggitrice ad aria. Se non avete la friggitrice ad aria, non so come possiate replicarla. Comunque, prendo le carote, le taglio a stick come se fossero delle patatine fritte. Le vado a condire con le spezie che volete. Io ci metto in particolare paprika, rosmarino e origano e un goccino d'olio. Mischiate tutto, amalgamate bene e mettete in friggitrice ad aria per 18 minuti a 200 gradi più o meno. Ogni tanto tirate fuori il cestello, scuotete, così almeno si mischiano e la cottura è più omogenea, richiudete e le lasciate andare. Nel frattempo in cui quelle lì vanno, mettete su l'acqua a bollire e prendete questo mix di cereali che vi ho fatto vedere anche dei preferiti del mese e contengono farro, riso rosso, insomma è proprio un mix che a me piace tantissimo.
ed è comodissimo perché lo cuocete proprio come la pasta. Lo buttate nell'acqua che bolle, 10 minuti è pronto, lo scolate, potete fare tutto quello che volete. Io in questo caso l'ho mangiato caldo, però se lo preparate la sera prima potete fare anche un'insalata fredda. E questo qua è semplicissimo, l'ho condito con tonno al naturale, no, non è al naturale, ha un filo d'olio. E pomodorini. È la combo che mi piace di più, però potete metterci veramente di tutto, cetrioli, ciò che volete. Quindi questo è stato il mio pranzetto: stick di carote, chiamiamoli così, e bowl di riso rosso con pomodorini e tonno. Passando invece alla merenda del pomeriggio, la mia merenda preferita è lo yogurt greco. Devo ammettere che ci ho messo un po' a farla diventare la mia merenda preferita, perché lo yogurt greco ha veramente un sapore che a me non piace, è acidissimo e non mi piace, sono sincera. Quindi, o mi prendo quelli già ai gusti, però essendo io intollerante al lattosio, ai gusti ce ne sono veramente proprio pochi, pochi, pochi. Cioè c'è tipo caffè, stracciatella e fragola, quelli che trovo io al supermercato. E quindi, boh, cioè dopo un po' mi stanco anche di quelli, anche se in realtà la nutrizionista mi ha detto che gli yogurt in generale contengono pochissimo lattosio, quindi io che sono intollerante poco posso tranquillamente mangiare anche quelli, però fa niente, nella mia testa io devo prendere quello senza lattosio. E quindi fatto sta che prendo sto yogurt greco bianco, ci metto un goccino d'acqua, un goccino di dolcificante e lo mixo, così diventa tipo una sorta di pappina, non so come dire, lo yogurt greco è denso, 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 invece così diventa un po' più sciolto, so, mi piace, questo qua lo faccio solo per la consistenza e il dolcificante ovviamente per il sapore, altrimenti se non volete utilizzare i dolcificanti potete utilizzare anche lo zucchero o altrimenti anche lo sciroppo d'agave. Fatto sta che una volta fatto questa pappina lo condite con tutto quello che volete, dipende un po' da cosa mi va al momento. In quel caso lì, visto che ho comprato le salse di Prozis, quelle zero, e ho comprato quella lì al lampone e avevo i frutti rossi in frigo, ho fatto frutti rossi con quella salsa lì al lampone. Altrimenti potete veramente metterci di tutto. Io di solito metto semplicemente o il kiwi o la pesca o l'albicocca, comunque la frutta è già molto dolce, lo yogurt è leggermente dolcificato. Quindi state a posto. Se non avete la frutta e non vi va la frutta, ci sta bene un cucchiaino di marmellata, un po' di cacao, cannella, insomma, potete metterci tutto quello che volete. L'importante è che non lo mangiate da solo, perché veramente mangiato da solo, poi magari vi piace da solo. Fatemi sapere nei commenti se esiste qualcuno a cui piace lo yogurt greco mangiato da solo. Finiamo in bellezza con la cena. E non potevo mettere la mia amata zucca, io ho un'ossessione per le zucche, tant'è che me ne sono anche piantata, quindi appena vengono su vi farò un video delle mie zucche. A parte questo, zucca Delica, sempre, se volete trovare quella buona, bella, consistente, dovete vedere che il peso specifico, cioè deve pesare tanto, anche se piccolina deve pesare tanto, deve essere verde scuro e più bassa, più larga e deve avere il bollo del fatto che sia stata appoggiata a terra. E il picciolo sotto deve essere secco. Queste sono un po' le caratteristiche che deve avere. Quella che vedete nel video era buona, ultimamente le trovo quasi sempre buone. E, comunque, fatto sta. Il procedimento della zucca è lo stesso delle carote di mezzogiorno. Quindi tagliate la zucca a pezzetti, la condite, io sempre le stesse spezie, quindi paprika, rosmarino, origano. Mixate e la buttate in friggitrice d'aria. Sì, io amo la friggitrice d'aria. Anche questa, poi io cambio sempre un po' la temperatura perché non mi ricordo mai quella esatta. In questo caso mi sembra che avevo fatto 190 per una ventina di minuti, una roba del genere. Poi se è pronta prima la tolgo, se è pronta dopo la rilascio, insomma, faccio su un patatrac, tanto andate a occhio, insomma. Successivamente mi sono mangiata i gamberetti. Per cucinarli più facilmente, tra virgolette, ho deciso di farci degli spiedini. I gamberetti li ho trovati all'Esse Lunga già così pronti, belli puliti perché io il pesce non lo so pulire, ma neanche proprio. E quindi niente, mi sono messa a fare gli spiedini di gamberi e li ho cotti semplicemente in padella in modo semplicissimo. Successivamente ho messo tutto nel piatto, ho messo un po' di pomodorini per dare un po' di freschezza perché con i gamberetti, secondo me, ci stavano bene. E quindi spiedini di gamberi, zucca, pomodorini, ho accompagnato con un pacchettino di cracker e la Coca Zero.
cerco di non berla sempre sempre la Coca Zero, infatti mi limito tipo a 3-4 volte alla settimana. E un abbinamento che mi piace tantissimo quando faccio questa cena è prendere il cracker, mettere il gamberetto, il pomodorino e mangiarlo. Fatemi sapere, poi i gamberetti sono un po' salatini col dolce dolce della zucca, non lo so. È una cavolata di cena, però a me piace un sacco, quindi fatemi sapere nei commenti se la proverete, cosa ne pensate. E nulla, quindi questo è What I Eat in a Day. Io vi ho avvisato all'inizio che non sarebbe stato un What I Eat in a Day bello, soliti che vedete in giro. E niente, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Ringrazio sempre tantissimo del supporto che mi date, perché vi assicuro che mi arriva tutto. E anche quando mi scrivete messaggi su Instagram mi fa veramente tantissimo piacere. Quindi niente, grazie, grazie, grazie. Bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ragazze!